Dopo le notizie giunte da Roma sulla futura conversione del decreto di stabilizzazione, il ministro D'Alì è intervenuto, dando ulteriori rassicurazioni sulle sorti dei precari siciliani. Solo nella regione il bacino del precariato riguarderebbe circa 24.000 persone. Il Parlamento nazionale ha quindi affrontato prontamente il tema, dettando dei criteri ben definiti. Ora la questione passa alla regione. Sia al Senato che alla Camera si è intervenuti con una norma specifica che riguarda il precariato nella regione siciliana, nei limiti di ciò che le leggi dello Stato consentono di poter fare, e cioè prorogare i contratti a termine nella pubblica amministrazione anche per i precari siciliani, a condizione che la Regione faccia ciò che purtroppo, e questa non è responsabilità sicuramente del governo Crocetta, non ha fatto nel 2010, cioè avviare un percorso di tagli di spesa che servissero a finanziare le stabilizzazioni.